Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. La lotta a scudetto si fa sempre più serrata e pare poter diventare un discorso a quattro tra Milan, Inter, Juventus e Napoli, ma non va sottovalutata la Roma, che ieri ha battuto 5-1 il Bologna. Oggi intanto era il giorno del sorteggio Champions e per le italiane non è stato propriamente fortunato. Facciamo il punto della situazione con Raimondo De Magistris. Juventus Porto, Lazio, Bayern Monaco, Atalanta, Real Madrid. Ciao Lorenzo, buonasera. Per commentare ciò che ha deciso, decretato quest'oggi l'urna di Nyon, sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio fortunato per la Juventus, perché il Porto è certamente una delle squadre più deboli della seconda fascia, ma Nedved ha ricordato come è andata nella passata stagione, perché anche un anno fa di questi tempi la Juventus esultava per aver pescato l'Olympique Lione, poi però fu eliminata la Juventus dalla squadra francese. Nedved ha ricordato proprio quella precedente, ha detto: dobbiamo scendere in campo con la massima attenzione e prudenza. Ma decisamente peggio è andata alle altre due squadre italiane, e lo sapevamo perché erano entrambe in seconda fascia. La Lazio ha pescato l'avversario peggiore possibile, il Bayern Monaco, campione d'Europa in carica, pertanto una squadra in questo momento imbattibile per chiunque, e sarà uno stimolo, ha detto Inzaghi, per crescere, per farci trovare pronti, un'esperienza per tutti. E chiaramente il Bayern è in questo momento una squadra fortissima e la favorita non solo per passare il turno, ma per la vittoria finale. Sorteggio molto difficile anche per l'Atalanta, che pesca il Real Madrid. Real Madrid che nella fase a gironi ha già fatto fuori l'Inter battendola due volte andata e ritorno, e però il Real Madrid in questo momento non è una corazzata alla pari del Bayern Monaco. Vedremo in che condizioni arriverà a febbraio, a marzo, quando ci sarà il doppio impegno con l'Atalanta, ma insomma un impegno difficilissimo per l'Atalanta, ma non impossibile, a differenza di quello della Lazio. Lì sì, servirà davvero un miracolo. Diamo adesso il benvenuto ad Adelio Moro. Buonasera. Buonasera. Adelio Moro, ex calciatore tra le altre dell'Atalanta, poi ha giocato anche nell'Inter e nell'Ascoli, però vogliamo parlare con Adelio Moro proprio dell'Atalanta e in particolare del sorteggio Champions, perché l'Atalanta se la vedrà con il Real Madrid. Allora, che ne pensa? Mi è capitato proprio, sono stato fino alla fine, speravo che poteva uscire il Borussia Dortmund, perché aveva più possibilità di passare il turno. Con il Real Madrid, insomma, è la squadra campione praticamente di un passato, quella più vincitrice di questa competizione. È un po', sarà difficile, però io sono ottimista, perché fra due mesi, se l'Atalanta riesce a arrivare in condizioni ottimali sia fisiche che mentali, non dico che può mettere in crisi, ma se la può giocare alla grande. Quindi insomma, difficile ma non impossibile. Non impossibile, sia per l'Atalanta e anche secondo me per la Lazio più che altro. Ecco, sono due squadre che non saranno felici di giocare sia contro la Lazio che contro l'Atalanta, sia il Bayern Monaco che anche il Real Madrid. Cominceranno a studiare le squadre sicuramente, perché sono, l'Atalanta è conosciutissima, e la Lazio è solo dopo tanti anni è tornato nel calcio che conta europeo, e perciò non avranno una conoscenza proprio sotto l'aspetto tattico e tecnico della squadra stessa. Però secondo me l'Atalanta può dar fastidio al Real Madrid, non sarà una partita molto facile per Zidane e compagni. In effetti l'Atalanta inizia ad avere una mentalità europea, in campionato magari quest'anno ha perso qualcosina, però in Champions ha fatto vedere tutte le sue qualità. Sì, è vero, ormai hanno acquisito questa mentalità qua. La partita che è stata fatta col Valencia l'anno scorso e anche quest'anno, e subito dopo col Paris Saint-Germain, hanno fatto aumentare l'autostima di questa squadra, e secondo me adesso sono pronti per affrontare qualsiasi squadra, perché loro lo sanno, perché il Real Madrid è una delle squadre più forti in Europa sicuramente, però loro si confrontano anche
ed è un'altra competizione rispetto al campionato italiano. Però loro si confrontano con quello quando giocano contro la Juventus, contro l'Inter o contro il Napoli, che sono squadre già formate con una certa mentalità e riescono a metterle sotto. Il Real Madrid, visto con l'Inter, non è il miglior Real Madrid degli ultimi anni, perciò loro hanno visto le partite, adesso le studieranno, perché Gasperini non è l'ultimo arrivato, sa come comportarsi, sa come leggere le partite, e perciò sia lui che il suo staff cominceranno fin da ora a preparare la partita. E secondo me, giocando la prima partita in casa, perché il pericolo è la prima partita, se non prendono un'imbarcata come di solito è stato fatto ultimamente, se la giocano diciamo 1-1, 2-1, se la possono giocare la partita di ritorno. Se era una partita secca, io avrei scommesso che l'Atalanta aveva ottime chance per poter superare il turno. C'è però da ricostruire un rapporto tra il Papu Gomez e Gasperini, anche alla luce delle dichiarazioni di oggi dell'argentino, che rivolgendosi via social ai tifosi ha detto: quando me ne andrò saprete tutta la verità. Sembra un addio inevitabile, che ne pensa? Sì, da quello che ha detto oggi su Instagram penso che sia proprio un addio inevitabile. Mi dispiace moltissimo che abbia espresso questa frase, che abbia detto queste cose su Instagram, e non è, secondo me doveva cercare di ricucire il rapporto sia con l'allenatore che con la società e i suoi compagni. Io non lo conosco personalmente, però insomma, vedendo in passato, sono due uomini, sia il Papu che Gasperini, dotati di grande personalità. Hanno avuto uno scontro che secondo me ha fatto male sicuramente a quello che è il rapporto che hanno vissuto in questi anni, sia Gasperini che anche il Papu Gomez. Però io devo dire una cosa, che è da qualche partita che stavano discutendo, e io sono dalla parte di Gasperini, perché il responsabile è Gasperini, è l'allenatore, perciò se gli ha dato un ordine e lui non l'ha rispettato, lui è dalla parte del torto. Bisogna seguire quelle che sono le indicazioni del tuo allenatore, che è il maggior responsabile rispetto a te, che sei un giocatore, e lui deve decidere e deve, secondo me, rispondere poi alla proprietà, perché se tutti facessero così, e sicuramente non è il primo litigio che succede in una squadra, perché in tutte le squadre ci sono stati dei disguidi o dei contrattempi di questo tipo, però dopo c'è sempre stato un rapporto che si è ritornato alla normalità. Invece questo mi sa che è difficile da ricomporre. E l'Atalanta quindi quanto perderà senza Gomez, anche se naturalmente ha una sua struttura consolidata? Hai detto bene, l'Atalanta ha già una struttura bella consolidata, perché ha dei ricambi che hanno su per giù le stesse caratteristiche, soprattutto tecniche, per sostituire il Papu. Papu è stato straordinario giocatore che è cresciuto proprio con l'Atalanta, è diventato un top player ormai di questa squadra, di questa città, è adorato da tutti i tifosi. Però adesso a una certa età, e aver avuto questo scontro così forte con il proprio allenatore, che sono andati d'amore e d'accordo per quasi 3 o 4 anni, e vederli così proprio affrontati in un litigio che fa male sia a loro, ma soprattutto alla proprietà, alla società, ai tifosi e agli stessi compagni. Ci sono ancora margini di miglioramento, nel senso che si possa ricucire questo strappo, che è molto doloroso e potrà col tempo magari creare problemi alla stessa società.
Parlando invece dell'Inter, da ex nerazzurro, ritiene che la squadra di Conte adesso in campionato, dopo la vittoria con il Cagliari, possa aver trovato il passo giusto per poter arrivare e puntare allo scudetto? Ma l'Inter è attrezzata per poter giocarsi lo scudetto fino alla fine, sicuramente. È tra gli antagonisti che io reputo, cioè la Juventus la reputo ancora la più forte rispetto all'Inter, però quella che si è avvicinata di più alla Juventus penso che sia l'Inter. Poi metto adesso lo straordinario campionato che sta facendo il Milan e quello che sta facendo il Napoli, però la Juventus io la metto un gradino ancora sopra le altre. Adesso l'Inter non ha più scuse, nel senso che sono usciti malamente da questa Champions, ormai sia l'anno scorso che quest'anno hanno toppato, bisogna dire quello, la verità, non l'hanno affrontata con lo spirito giusto e con la mentalità giusta per poter essere protagonisti anche in Champions. Potranno farlo in campionato, quello sì, però insomma devono trovare un certo equilibrio, perché finora mi sembra che manchi questo equilibrio. Adesso c'è tempo, siamo ancora solo all'inizio, però già da mercoledì con il Napoli si vedrà il vero valore di questa squadra, perché oramai non può più toppare, nel senso fare due o tre o quattro prestazioni da Inter e poi tornare ancora a disputare magari partite che lasciano a desiderare. Insomma, sarà una sfida verità per entrambe le squadre, eh? Sì, io penso di sì domani. Io penso che domani comincia, domani o mercoledì. In questa giornata, incomincerà il campionato di molte squadre. Io parlo di Inter e di Napoli e di Juventus e Atalanta. Dopo sicuramente ci saranno anche altri incontri importanti come Milan-Lazio o Milan-Juventus, o Juventus-Milan, d'accordo, però, o Juventus-Inter, scusa. Già adesso siamo quasi a un terzo del campionato e quello che mi ha sorpreso più di tutti è stato il Milan, sicuramente, ha detto di tutti, però il valore della squadra della Juventus e dell'Inter è nettamente superiore, però che conta poi è il valore che si vede sul campo, perché tu puoi essere superiore sulla carta, ma però se non lo dimostri sul campo è difficile. Assolutamente. Allora, grazie mille ad Adelio Moro per questo contributo. Alla prossima e buona serata. Grazie e buonasera. Salutiamo adesso Max Esposito. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie. Max Esposito, ex calciatore tra le altre di Napoli e Lazio, e proprio del Napoli vogliamo parlare, in particolare del sorteggio di Europa League per i partenopei. Il Granata sarà l'avversario della squadra di Gattuso e proprio il tecnico del Napoli, commentando il prossimo avversario, ha detto che si tratta, secondo lui, di una squadra insidiosa. Ci sono in effetti dei giocatori esperti come Golanon e Molina, ma anche dei giovani interessanti. Tu che ne pensi? Ma io credo che intanto Gattuso faccia bene a mantenere l'attenzione alta, perché proprio in queste ore qualche tifoso mi ha scritto nei social come vedi il Granada. Io ho risposto che di semplice e di facile non c'è mai niente, quindi è una gara da giocarsi al 1000 per 1000. E poi dopo lì deve essere bravo il Napoli magari a renderla facile, e quindi ripeto, Gattuso sta facendo benissimo a mantenere l'attenzione altissima. In campionato invece il Napoli sembra aver preso il ritmo giusto, è sempre più una candidata per lo scudetto? Sì, diciamo che la corsa scudetto quest'anno sembra molto diciamo così agguerrita, nel senso che il Milan è partito benissimo e a ruota c'è l'Inter, c'è il Napoli stesso, la Juve che ovviamente non demorde, c'è la sorpresa Sassuolo e stanno tutti lì a 2-3 punti di differenza, quindi sicuramente è un inizio di campionato avvincente e ancora lunga per capire chi potrà avere la meglio. Però ecco, rispondendo alla tua domanda, il Napoli secondo me quest'anno come quest'anno ha tutte le carte in regola per potersela giocare fino alla fine, perché
scongiuri facendo, ha una rosa secondo me molto completa, ha due giocatori almeno in ogni ruolo, ha recuperato anche Ghoulam che piano piano sta ritornando quello di dei primi anni, quindi sicuramente sarà una delle candidate allo scudetto. Tra l'altro, a proposito della rosa, c'è da sottolineare come il Napoli sia la squadra che ha segnato più reti con calciatori subentrati, 6 gol, quindi questo a testimonianza proprio dell'ottima rosa a disposizione di Gattuso. Assolutamente, ma io sottolineerei il lavoro di Gattuso, perché al di là del valore sicuramente indiscusso dei calciatori, secondo me dietro c'è un ottimo lavoro di Gattuso e del suo staff, perché secondo me in primis ha formato un gruppo dando valore a tutti, chi gioca e chi va in panchina, ma questo lo sta facendo anche con i fatti, perché secondo me ad oggi sta gestendo un turnover veramente interessante. Per quanto riguarda Lozano, è un giocatore sempre più decisivo, rigenerato? Assolutamente, ma lo si sapeva, voglio dire, sin da quando è arrivato a Napoli si intravedevano le sue doti, le sue caratteristiche, però giustamente aveva bisogno di tempo. Questo tempo lo sta, diciamo così, sta maturando insieme ai consigli che sicuramente Gattuso gli sta dando, e i risultati si stanno vedendo, perché sia in Coppa che in campionato sta disputando veramente gare di altissimo livello. Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio, se tu dovessi fare un intervento per migliorare la squadra, dove lo faresti? E che tipo di operazione faresti? Ma io adesso, come adesso, ti devo dire la verità, cambierei veramente poco, perché secondo me adesso come adesso il Napoli ha raggiunto quell'equilibrio sia di gruppo che mentale, e quindi ecco, qualche partenza secondo me, o soprattutto qualche arrivo, potrebbe diciamo così scompensare questo aspetto. Io, come ti dicevo prima, vedo un Napoli completo, cioè in ogni ruolo ci sono due giocatori che nell'interscambio non abbassano la qualità della squadra, quindi questo è importantissimo. Andare a prendere, ecco, si poteva ipotizzare magari un terzino sinistro, però credo che Ghoulam stia recuperando al meglio, e se ritorna quello di una volta, secondo me è un acquisto azzeccatissimo che hai già in casa. Quindi insomma è un Napoli che può giocarsela su tutti e due i fronti, campionato ed Europa League, alla rosa giusta per poter sopportare questi due impegni, non si dovrà trovare nella necessità di dover scegliere. No, assolutamente, come ti dicevo prima, è una rosa completa secondo me, e lo sta dimostrando, perché sia in campionato che in Coppa non ha cali né di tensione né fisici, proprio perché Gattuso sta gestendo al meglio questo turnover, si sentono tutti importanti, più o meno tutti stanno avendo diciamo così la propria gloria, e quindi ecco, io adesso come adesso non andrei a toccare niente, il percorso è lungo, però ecco, come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi di questo Napoli che promette molto bene. Grazie per il momento a Max Esposito, buon lavoro, a presto. Grazie a te, arrivederci. E dunque, dopo aver analizzato il momento del Napoli, siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Come sempre ci ritroveremo domani. Grazie per averci seguito, buona serata.